Abbiamo iniziato così la nostra puntata di Tutto Sport dedicata al Sondrio Calcio, che ha davvero dominato la partita contro il Brianza Merate Cernusco nella partita disputata alla Castellina. Pioggia, 15-16 gradi, ma c'era lo stadio con buona presenza di pubblico e soprattutto questa manita che commentiamo con mister Luca Colombo. Buonasera mister. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Allora, che effetto fa rivedere questi gol, mister? È sempre bello vedere quando la propria squadra segna, però sono contento della prestazione dei ragazzi. Dopo l'importante è sempre che la palla entri. Vincere è stato bello ieri perché comunque, come hai detto te, la giornata era ideale, c'era fresco, c'era gente, quindi penso che la gente che è venuta allo stadio si sia divertita ieri. Abbiamo visto una squadra sicuramente molto compatta, i reparti vicini, insomma, si può dire un calcio totale? Ma hanno fatto molto bene la fase difensiva tutti, a partire dagli attaccanti, quindi quando si fa bene la fase difensiva penso che poi creare occasioni sia anche più facile. Dopo sicuramente la qualità dei giocatori ha fatto la differenza, perché comunque, come parlavamo prima, avere degli attaccanti di qualità fa sempre piacere, fa sempre comodo. Abbiamo visto dei gol davvero molto belli, difficile fare una classifica, in ogni caso si sono visti davvero giocatori di qualità, Jacopo Zenga piuttosto che Simone Pontigia, ma anche tutti i giovani, non ultimi i millennials che erano in campo. Avete giocato con due ragazzi del 2000, sì, nella formazione tipo. Sono ragazzi che ho già allenato, quindi li conosco bene. Io penso che l'età nel calcio, dopo i 16-17 anni, conti veramente poco, conta più l'esperienza sicuramente. Loro farà bene giocare, farà bene giocare con gente d'esperienza, giocare con giocatori che hanno già fatto questa categoria. Sbaglieranno anche loro sicuramente, però è ovvio che si gioca in 11 più quelli in panchina, quindi ci si può permettere magari anche una prestazione sottotono di qualche giocatore, perché comunque gli altri cercano sempre di dare il meglio, ecco. Però ieri si sono comportati bene tutti. Ieri goleada per il Sondrio, aperta dalla doppietta di Mirko Speziale, poi doppietta per Simone Pontigia, la ciliegina sulla torta, il quinto gol firmato da Jacopo Zenga. Sentiamo proprio Pontigia subito dopo, alla fine del match. Che non si poteva cominciare meglio, adesso senza montarci la testa proviamo a vincere anche la seconda e così via. Una squadra che ha dimostrato di essere a trazione anteriore, ma una squadra che non incassa gol anche. Ma a trazione anteriore, siamo una squadra unita che difende e attacca tutti insieme e finché siamo così bene fisicamente è giusto che continuiamo così. Un Sogno che lancia quale messaggio agli avversari di rete? Nessuno per adesso, è solo la prima giornata,
è ancora presto per dire il Sondrio è forte, il Sondrio è scarso, per cui vediamo la prossima. Ci alleniamo per giocare bene, per vincere, e se lo facciamo ben venga. È ancora presto, dice Simone Pontigia, per parlare di prospettive del Sondrio in questo campionato. In ogni caso i bookmakers vi danno terzi in questo girone, primo posto per la Casa Tese Rogoredo come quote, poi voi siete a un'incolatura dalla seconda, siete la terza papabile per vincere il campionato. Ma io dico sempre che poi è il campo che parla, quindi magari adesso è ancora un po' presto per parlare di queste cose, per parlare di classifiche virtuali. Anche perché credo che il valore di un campionato, il valore delle squadre in questo campionato comincerà a delinearsi più avanti, sicuramente nei prossimi mesi, a fine girone d'andata sicuramente potremo parlare già di qualcosa di diverso, chi punterà alla vittoria, chi punterà ai playoff e chi dovrà lottare per non retrocedere, anche perché adesso il mercato è aperto ancora fino al 15 settembre, quindi magari tante squadre che non stanno facendo bene sia nel precampionato, sia in Coppa, sia nelle prime giornate di campionato, può ancora andare sul mercato, quindi è presto, però nel senso io credo che i ragazzi debbano affrontare partita per partita. Ovviamente sappiamo il valore degli avversari, come sapevamo che anche ieri il Brianza era una buona squadra, però non è una squadra materasso, il risultato può trarre in inganno, perché insomma il Sondrio ieri ha giocato davvero una partita quasi perfetta, pochissime sbavature. Sì, non potrà sempre succedere questo, però sicuramente i ragazzi stanno bene fisicamente, merito anche di tutto il mio staff, perché sicuramente sono qua a parlare io, ma i meriti sono di tutti, a partire dal presidente che ha costruito secondo me una squadra all'altezza, confermando secondo me lo zoccolo duro dell'anno scorso e con innesti mirati, e sicuramente l'esperienza, perché comunque come ti dicevo prima abbiamo una squadra molto giovane, ieri la media in campo era 22 anni, quindi i ragazzi giovani devono avere degli esempi davanti a loro, e questi ragazzi vecchi, certo. Devono aiutarli col loro esempio e i ragazzini si faranno, penso che saranno i prossimi giocatori del Sondrio Calcio per tanti anni. Si è visto anche durante la sostituzione, quando è entrato in campo Alex Della Cristina, che è uno dei senatori, il bel clima che c'era durante la sostituzione stessa, insomma è un bel esempio. Non fa mai piacere stare in panchina, no? L'ho vissuto anch'io sulla mia pelle, però ovviamente dobbiamo fare delle scelte, io e il mio staff dobbiamo fare delle scelte, siamo voluti partire un pochettino più accorti rispetto alla Coppa Italia, anche perché i tre punti ieri valevano e pesavano, quindi certo. Potrà tornare utile Della con Zenga o Della con qualcun altro, cioè non è un problema, secondo me chi gioca e chi entra anche dopo, come hai detto tu, cerca di dare il massimo, che io penso che sia la cosa più importante in uno sport di squadra, se tutti danno il massimo alla fine qualche soddisfazione la togliamo. È un Sondrio che era entrato in campo senza Balzo squalificato e Mostacchi out per infortunio, quindi comunque avete dovuto impostare una formazione necessariamente giovane come età. Sì, abbiamo giocato con un giovane in più, però non credo sia un problema, anzi penso che sia anche un orgoglio per la società, un orgoglio per tutti i giovani valtellinesi. Dopo ovviamente gli infortuni fanno parte del gioco, quindi anche lì l'ho provato sulla mia pelle, gli ultimi anni ho avuto parecchi infortuni, non è mai bello star fuori per infortunio, però l'importante è farsi trovare pronti, perché comunque, come ho detto prima, un giocatore non cambia la squadra, quindi bravi ai giovani, però ovviamente noi ragioniamo partita per partita, abbiamo archiviato quella di ieri, adesso pensiamo già al Caprino, sarà una partita anche quella difficile secondo me. Secondo me c'è casalingo consecutivo in casa? Sì, quello sicuramente, giocare in casa è un valore in più per noi, perché anche ieri non hanno mai smesso di cantare i nostri tifosi, ci hanno sempre sostenuto. E il più rumoroso era il gruppo Sasela? Sempre, anche perché loro sono proprio affezionati, ci tengono, certo. Affezionati, sono ormai qualche anno che ci seguono anche in trasferta parecchie volte, quindi fa piacere, perché in eccellenza se ne vedono pochi
di tifosi così e comunque un pubblico così numeroso in eccellenza è molto difficile da trovare. E come dico sempre, i ragazzi sono loro che poi fanno venire la gente allo stadio, come hai detto te, come le prestazioni. Sicuramente ieri chi c'è stato si è divertito, e di questo sono fiero. Ricordiamo brevemente anche la fase precampionato, ricordiamo anche i vostri risultati, una vittoria con il Sondalo per 6-0, poi quella sull'Ecco 2-0, insomma, quella è una vittoria pesante. È il derby e poi anche negli ultimi 2 anni di Serie D che abbiamo fatto non siamo mai riusciti a vincere con l'Ecco, quindi aveva ben poco di amichevole quella partita, certo. Almeno per me, e ho cercato anche di trasmetterlo ai ragazzi che sicuramente hanno fatto una partita a livello soprattutto difensivo molto buona. L'unica sconfitta con il Serenio 2-1, poi con il Colico è finita 7-0, col Menaggio 4-0, con Olympic Morbegno un altro 4-0, praticamente vediamo un solo gol subito in tutta la fase precampionato. Sì, vuol dire che tutta la squadra lavora a livello difensivo, anche ieri a partire dagli attaccanti sono stati bravissimi, perché comunque hanno difeso senza sprecare troppe energie, hanno difeso nei momenti giusti della partita e comunque dico sempre che si difende in 11 e si attacca in 11, quindi è stata proprio secondo me una vittoria della squadra. Una domanda per Luca Colombo, l'esperienza da mister della prima squadra da Sondriese. Ma sicuramente è bello perché comunque sono nato qua, sono cresciuto qua, e ho concluso anche la carriera da giocatore qua e poi fortunatamente la società ha messo a disposizione la chance di allenare nel settore giovanile. Mi è subito piaciuto, ho fatto la cosiddetta gavetta perché ho cominciato agli esordienti, poi giovanissimi, poi allievi, ho fatto 6 anni nel settore giovanile e c'era magari un po' di emozione quest'estate prima di cominciare, ma dopo io dico sempre che quando metto piede in campo, metto piede negli spogliatoi, è tutto un altro mondo. Quindi, però sicuramente mi aiuta a essere a casa perché comunque conosco l'ambiente, conosco i giocatori, perché tanti sono stati i miei compagni di squadra, e conosco soprattutto i giovani perché li ho allenati tutti e so cosa posso aspettarmi, so in cosa posso farli migliorare e so anche cosa tirar fuori da loro. Quindi sicuramente una fortuna, però l'emozione ormai sta pian pianino scemando. Mister, siamo quasi in chiusura, che cosa ci si aspetta da questo Sondrio, cosa si aspetta lei come allenatore? Ma io, come dicevo anche prima, non faccio mai progetti o comunque non guardo più in là della domenica, di domenica prossima, poi della domenica dopo, di partita in partita, però sicuramente posso dire che cercheremo di giocarcela al meglio contro tutte. Poi dopo la bellezza di questo sport è che anche l'ultima in classifica può vincere con la prima in classifica, quindi ci saranno partite che andranno meno bene e però bisognerà vincere magari anche solo 1-0 con un gol sporco magari. Ci saranno altre partite in cui magari anche gli avversari ci aiuteranno a sconfiggerli, perché comunque l'avversario è sempre parte di una partita, cioè io preparo molto le partite anche in base all'avversario, però io dico di guardare di domenica in domenica. Poi quando sarà tempo di tirare le somme vedremo. Ci rivedremo, però esatto. Per adesso diciamo che le cose stanno finendo bene. Grazie mister e buon campionato. Grazie mille. E chiudiamo questa pagina dedicata al calcio con una curiosità divertente della partita appunto disputata alla Castellina. Un giocatore del Brianza, Merate, che per motivi ancora da capire aveva sulla schiena una Z e quindi dagli spalti tutti hanno pensato di chiamarlo Zorro. In ogni caso era una cosa assolutamente innocua. E ora parliamo di rugby, prima amichevole di precampionato per la Sertori. Ragazzi guidati dalla coppia Gorlena che hanno superato agevolmente 11-0 gli avversari del Sesto San Giovanni, formazione che prenderà parte al campionato di C2. La partita è stata disputata non sugli 80 minuti regolari ma in 3 tempi da 20 minuti. Sabato un'altra amichevole, questa volta contro il Delevio. E sempre nel fine settimana, sabato e domenica, proprio al campo da rugby di Sondrio, appuntamento con l'Open Day organizzato da Sertori Rugby Sondrio, il sabato per le giovanili e il mini rugby. Ovviamente tutti sono invitati e tra l'altro il 1° di ottobre ci sarà anche l'apertura, inaugurazione a nuova sede, la clubhouse tanto attesa del rugby Sondrio.
Era l'ultima notizia, ci vediamo la settimana prossima con Tutto Sport, non mancate.